Bravi! 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 Questo praticamente è l'anticamera del museo. Abbiamo i doni votivi. Questo è il collare di San Missione del Santo. È oro? Sì, tutto oro. Dall'altro lato puoi vedere. Qui stiamo scuola messinese del 600. Questo stesso è uno stesso. Sì, e un altro ce l'abbiamo di là, no? Si vede che non è storia recente. Questo è scuola messinese, strano, no? Strano, aspetta. Mario D'Angelo. Questo è 600. Questo è il calice di Sant'Antonio, è datato 1801. Quando vuole lei e come vuole. Soprattutto grazie per la soddisfazione che mi date, perché oggi si realizza un sogno che abbiamo assieme inseguito per anni, il parroco Don Condorelli, il comitato di parrocchiani e devoti della Chiesa Madre che ha creduto in questa iniziativa, il consigliere provinciale Pippo Longo che allora si rese promotore e stimolò le iniziative e l'intervento dell'amministrazione provinciale e il sottoscritto che da presidente ebbe il piacere di condividere subito l'iniziativa e di finanziarla per circa 400 milioni di lire d'allora, una somma ragguardevole. Cominciammo dalle catacombe che erano assolutamente intatte e oggi ci ritroviamo un museo d'arte sacra che assolve due funzioni essenziali. La prima è quella di conservare un patrimonio artistico d'arte sacra che va tramandato ai posteri, perché appartiene all'identità di un popolo e di una comunità. Mister Bianco, come molti altri centri, è figlio della civiltà cristiana ed è quindi naturale che la storia di questa comunità nel corso dei secoli abbia subito nel bene e nel male la presenza della Chiesa turistica. I beni culturali, sebbene valorizzati e conservati, sono non un problema ma una risorsa e Mister Bianco con questo museo d'arte sacra può inserirsi nel novero del circuito turistico della provincia di Catania, dove quando ero presidente della provincia ricordo di aver realizzato un circuito museale con 7 diversi musei, quindi una bella soddisfazione, complimenti a tutti e un altro tassello che aggiungiamo alla valorizzazione di Mister Bianco. Non mi mettete più in imbarazzo, ho fatto soltanto il mio dovere. E mi dispiace che oggi anche fare il proprio dovere diventa quasi una rarità.